campionato in cui subivate tanto, adesso subite poco. Sì, è un ottimo periodo per noi come squadra in generale, perché come ho detto anche qualche settimana fa, riusciamo a trasmettere quello che proviamo in settimana, riusciamo a portarlo la domenica sul campo e soprattutto riusciamo a portare a casa punti anche senza subire gol, che per un portiere, per una difesa è sempre una bella cosa, insomma. Sì, oggi i tuoi interventi sono stati, a parte quando l'hai tolto dal set nel secondo tempo, nel primo praticamente stati più uno per evitare una palla che venisse sul fondo e l'altro, però c'era anche Moretti che comunque ma il primo tempo è stato abbastanza tranquillo, nel senso che sapevamo fin dall'inizio che l'Atalanta sarebbe stata un po' più chiusa, un po' più coperta, no? E quindi era una partita difficile perché dovevamo essere pazienti, aspettare, proporre il nostro gioco, ma essere pronti a colpire negli spazi nel momento giusto. Gli spazi erano pochissimi, si è visto, però siamo stati bravi perché siamo riusciti a crearci. Ascolta, so che non vi piacciono questi discorsi, però i tifosi piacciono. La zona UEFA, senza pensare alla Coppa Italia, è a un punto. Adesso va bene che c'è altro da pensare, però se si va a giocare a Milano a fare un buon risultato, poi diventa qualcosa che, no? Sì, io preferisco dire che ne abbiamo 15 sulla terza ultima, mi sembra, no? Sì. 15, meglio ancora. Insomma, è una classifica importante per noi perché siamo messi bene, però tutto questo è, come ripeto, è frutto del gioco, del lavoro durante la settimana. Poi io continuo a ripetere, dobbiamo stare assolutamente ben saldi per terra. Pensare che dobbiamo raggiungere la salvezza e poi a nessuno dà fastidio pensare un po' più in grande, però si può pensare in grande solo dopo, quando hai una base sicura dietro, insomma. Sì, però comunque a questo punto, se le altre squadre tipo l'Udinese, tipo il Milan, l'Inter comunque continuano a non marciare col ritmo che tutti pensavano, è chiaro che tu fai il tuo, hai magari anche più di quanto si aspettava all'inizio, però poi raccogli, perché no? Sì, perché no? Perché no? Nessuno dice che non ci farebbe piacere pensare un po' più in grande, assolutamente. Stiamo lavorando insomma per quello, perché a nessuno ti potrebbe dire che non vuole andare oltre la salvezza o un campionato tranquillo, però si può andare oltre alla salvezza e oltre al campionato tranquillo solamente quando sei sicuro di avere almeno il primo obiettivo portato a casa, insomma. Quindi ripeto, piedi per terra, continuiamo a lavorare bene come stiamo facendo e i risultati arriveranno. Senti, è arrivata questa settimana la sentenza Gillet, tu sei arrivato qua e in realtà all'inizio, quando non si sapeva nulla, come il secondo, poi ti sei ritrovato ad essere il primo portiere. Se per te cambia qualcosa, se vuoi dire qualcosa di Gianfranco, e se per te e per voi tre insomma cambia qualcosina, adesso che sarai sicuramente tu, no, il titolare fino alla fine della stagione? Bah, sicuramente non lo so, perché insomma ci giochiamo comunque il posto tutte le settimane, non sono frasi fatte, ma la realtà. Di Gil da una parte sono contento perché almeno si è tolto un peso, nel senso che almeno ha una data chiara, no? Fissa, alla quale arrivare, per la quale lavorare, insomma, non chiude la carriera, però mi dispiace perché io continuo a dire, secondo me non c'entra assolutamente nulla, e quindi è stato un po' messo in mezzo in questa faccenda dell'ommessa denuncia, ma sono cose assurde. Ti chiedo un'ultimissima cosa: all'andata eri stato evidentemente penalizzato, l'avevano detto anche a Coverciano, sì, in occasione del gol del 1-0, è stato penalizzato Consigli in questa occasione? Sì, è... Diciamo che è un episodio molto, 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 molto dubbio. Insomma, molto dubbio. Quindi, sì, molto dubbio. È stato un episodio favorevole per noi. Insomma. Grazie. Grazie a voi. Grazie.